Buongiorno ragazzi, siamo arrivati a venerdì, altra settimana conclusa, settimana a dir poco devastante. Devo essere sincero, questa è stata la prima settimana dopo più di 4 mesi di preparazione e 19 kg persi, perché stamattina andavo 83,2, quindi ormai siamo a 19 kg persi, in cui la stanchezza inizia a farsi sentire. Il sonno è sempre meno, è più disturbato, mi alzo tante volte la notte per andare in bagno, per fare pipì, dormo poco, male, quindi la stanchezza poi durante la giornata si fa sentire, oltre al fatto che ovviamente più la percentuale di massa grassa scende e più ovviamente il corpo va in uno stato di allarme, quindi ovviamente in uno stato di allarme che significa maggiore letargia, maggiore stanchezza, minor voglia di fare, perché ovviamente il corpo cosa fa? Il corpo va in allarme, il corpo cerca l'omeostasi. Nel momento in cui noi modifichiamo questa omeostasi, cioè quella percentuale di massa grassa in cui il nostro corpo sta bene ed è sano, è in forze e ha voglia di fare, sotto quella soglia il corpo va in allarme e ovviamente, siccome si accorge che non assumiamo abbastanza calorie, cerca in qualche modo di preservare la massa grassa, in certo senso cerca in qualche modo di sopravvivere. È perché questo è, diciamo, l'istinto di sopravvivenza dell'uomo, deve essere quello di raggiungere, di mantenere questa omeostasi. Quando questa viene modificata, soprattutto a ribasso, con poche calorie e con body fat molto basse, succede questo. Quindi più scende la body fat, più il corpo si è in allarme, più si è stanco, è tutto una conseguenza. Siccome ovviamente ormai la percentuale di massa grassa è molto molto bassa, sul front in particolare, per dire che ormai la condizione ce l'ho, io non penso che debba levare altro, ma veramente un minimo di liquidi sul front, anche sulle gambe fondamentalmente, ma veramente un minimo. Sul back ovviamente sono un po' più indietro, essendo ginoide tendo ad accumulare un po' più sul back e ancora posso sfinare la pelle, me ne accorgo, però devo dire che comunque i dettagli sui femorali stanno uscendo, anche sui glutei, sicuramente posso migliorare e ho ancora delle settimane per farlo, però in generale il corpo migliora ma è più stanco. Poi le calorie sono basse e gli allenamenti comunque ci sono tutti i giorni e sommando tutte queste cose il corpo non ce la fa. Proprio in merito a questo mi rifaccio anche a una domanda che, diciamo, mi viene spesso fatta dai miei clienti, dai ragazzi che seguo, e voglio anche condividere con voi. Mi chiedono di arrivare a percentuale di massa grassa molto bassa. Ovviamente questo discorso non è assolutamente salutare per un soggetto che vuole stare bene in salute ma che non ha obiettivi agonistici. Questo perché? Perché, come ho detto prima, siccome noi cerchiamo di modificare uno stato di benessere che il nostro corpo ha, andrà in allarme. Quindi paradossalmente, quello che dico sempre ai ragazzi che seguo, per un addominale scolpito rinunciate magari ai piaceri della vita, a godervi la vita, a stare bene, avere un rapporto anche con un'altra persona, perché ragazzi noi ci prendiamo in giro, percentuali di bassa grassa molto basse abbassano tantissimi i livelli di testosterone. Se voi fate le analisi di un soggetto natural in preparazione per una gara, il testosterone sarà quasi a zero. Questo che significa? Assenza totale di libido, assenza totale di erezione, stress e cortisolo alti, mancanza di voglia di fare. Tutto questo si somma nella quotidianità di una persona che ovviamente magari lavora, ha una vita comunque stressante. E qual è il vantaggio di avere un addome scolpito se poi non siamo in grado di vivere, di portare a termine tutto ciò che la vita ci riserva di giorno in giorno? Allora io dico sempre, ragazzi, cerchiamo un compromesso giusto che ci permette di stare bene, avere un bel fisico, avere comunque gli addominali in vista, perché se noi siamo sul 9-10% di massa grassa, gli addominali si vedono già, ragazzi. Però in salute, in cui abbiamo comunque voglia di fare, in cui comunque abbiamo la possibilità di mangiare, perché ragazzi, scendere sotto certe soglie significa anche mangiare pochissimo. E chi lo vuole fare veramente? Cioè, che senso ha? Nessuno. Che senso? Non c'è neanche molto senso. Allora, ha molto più senso fare le cose ragionate. Ecco perché io poi dico sempre: non fate le cose di testa vostra, affidatevi a un professionista, a una persona competente, una persona che magari come me le ha già provate su di sé certe cose, che sono anni che si prepara, sono anni che studia,
e quindi di conseguenza sicuramente sa come consigliarvi, sa come aiutarvi. Non vi affidate al primo ciarlatano che pur di mettersi in tasca 4 soldi vi fa diete chetogeniche o diete a zero carboidrati per raggiungere condizioni assurde che non vi servono a niente. Io vedo a volte storie o post di preparatori che mostrano cambiamenti di soggetti che veramente sembrano diventare delle larve. Ma qual è l'utilità di tutto questo? Nessuno, state facendo soltanto male alla persona. Perché vi assicuro che poi anche a livello clinico, a livello di analisi del sangue che andate a fare, vi state compromettendo la salute. Quindi qual è l'utilità? Nessuna. Cercate di raggiungere un fisico, affidatevi a una persona competente. Ok, scegliete un coach. Io non dico affidatevi a me, se volete guardate, mi contattate su Instagram, su Gianluca Morelli Coach, su, anche qui su YouTube trovate il link per il coaching. Affidatevi a una persona competente se non volete affidarvi a me, ma fatevi seguire in un percorso da una persona che sia in grado di aiutarvi, altrimenti questo percorso, invece di essere una cosa bella tra virgolette, non so come definirlo, diventerà una cosa brutta, diventerà un'ossessione e vi farà soltanto del male. Detto questo, penso di essere stato utile. Voglio chiudere il tutto con una cosa molto molto importante. Anzi, questa cosa ve la voglio dire alla fine del video. Ora vado ad allenarmi e vi mostro un bel allenamento di dorso che faccio oggi, dove andrò a fare un bel T-bar libero che non faccio veramente da tantissimo tempo, ma oggi ho voglia di farlo. Sarà pure un po' cittato, ma non fa niente, ragazzi. C'era un po' di rematori con manubri, un po' di lat pull down, un po' di isolateral lat machine, farò un po' di croci, quindi lavorerò sul dorso e in parte anche sulle spalle, e poi alla fine farò un po' di addome, che sto cercando di fare almeno quelle 3 volte a settimana. Quindi vi lascio all'allenamento e dopo vi do una comunicazione molto importante. Ci sei? Dai, Dai. Dai, che è facile, su. Proprio easy questo esercizio. Poi che da terra morto vieni a raccontare. Sì. Si prevedono belle cose. Vale? Oh. Dai, Dai. Oh. Dai. Dai. Quanto? Ma mamma che svario.
Cazziato non te la fa. Di che cosa, amore? Allora, qua non c'è lo sbaglio, qua c'è l'ospedale che fa. Non mi rompete il cazzo per l'esecuzione, non c'è un nuovo anni. Tutti pesati 60 anni. Meno o meno dicendo che tirate per andare a rompere il cazzo. Qua lo mettiamo sotto la sopra i bimbi. Signore, dammi la forza! Prezzo Aldi, prezzi bassi, qualità e convenienza tutti i giorni. Prezzo Aldi, dove lo trovo? Da Aldi, dove se no? Con il prezzo Aldi, prezzi bassi anche nel weekend. Come salmone olandese gourmet da 100 grammi a 2,99 euro. E fino a sabato 16 settembre, continua sul posto Aldi. Aldi, spendi. 11:44, la strada è ancora lunga, sono 2 ore e un quarto. Scusa se rido, ma
Prima di entrare, prima di parlare, hai fatto la stessa faccia di Kurt Cobain prima dell'ultimo urlo di Where Did You Sleep Last Night? Non so se ce l'hai presente quello e poi urla. L'hai fatto qua? No, ah. Ho semplicemente espresso io. Mi sono fare se effettivamente ha funzionato. Dai, dai, facciamolo. Sì, anche su RTL 102.5 lo fanno per la nostra mamma. Cioè, a bene troppo cazzo. Annuncio importante. Come tutti sapete, metà ottobre, quindi 14 ottobre, prima gara in programma in Elite, l'Arnold Classic di Madrid. Quando sono stato dal coach 2 settimane fa dal fare il check, mi ha, diciamo, invogliato a fare un'altra gara prima. Questa gara è l'Olimpia Amateur
che si terrà a Milano il 7 ottobre. Inizialmente ho detto di no, perché non mi sentivo pronto sinceramente, e ho detto guarda, lascia stare, io già quest'anno ero partito col fare gare nazionali in Fit Italy. Infatti la prima doveva essere a Bussolengo a fine ottobre. Si è presentata poi questa possibilità che mi ha offerto il coach di andare a fare la North Classic, che è comunque una gara internazionale di un livello altissimo, e ho detto mi preparo, mi metto in gioco, ok, facciamola, anticipiamo di 2 settimane la gara tra virgolette, e ok. A fare anche questa, sinceramente, sia per una questione economica, perché la Pro League costa tantissimo, sia per un discorso anche di non sentirmi pronto, ho detto di no. Poi anche Maria, abbiamo parlato, mi ha spronato, anche se non ero convinto al 100%, siccome mi sono detto, quando vi ricapita più, tra virgolette, e una volta si campa, e ora sono in preparazione, ora comunque ho una buona condizione, siccome sono tra virgolette quasi pronto, anticipare di un'altra settimana non mi costa niente, è un'esperienza, me la vado a fare. Prendo i biglietti di Fretta e Furia per Milano e quindi mi sono registrato, anzi registrato non ancora, ma ho deciso di fare l'Olimpia Amateur che si terrà il 7 di ottobre a Milano. Cosa farò? Allora, sicuramente farò i beginners, il novice si chiama in Pro League. Non so se farò true novice, che sono proprio quelli che fanno la prima gara, o i novice classici. I novice invece sono divisi tra meno 80 kg e più 80 kg. Io adesso sono 83,2. Detto sinceramente, in Pro League, mentre nella gara che farò il 15 c'è la meno 85 kg e farò quella, in Pro League c'è o la meno 80 o la meno 90. Ora il problema qual è? Che se ad oggi peso 83,2, a mio avviso scenderò almeno di un altro chilo. Quindi andare 82 kg in gara in una categoria che è meno 80 kg, oppure nella novice che parte dagli 80 kg, significa stare nella parte bassa con gente che pesa quasi 10 kg più di te. Che possibilità posso avere? Allora mi sono detto, vediamo, se arriviamo a un peso veramente di 82 kg, tanto vale che stringiamo i denti veramente e faccio la meno 80 kg. Non so come arriverò, magari arriverò veramente una larva, però magari ho più possibilità nella meno 80 kg, arrivo scannato, piuttosto che fare la meno 90 e tra virgolette essere piccolino per i canoni. Poi nelle altre gare, sicuramente con una reverse, avrò la possibilità di mettere i chili, quindi magari arrivare anche 85, 86, 87 magari, nessuno me lo vieta, ma in queste non lo so. Però il mio preparatore dice non ti fare le fisse, il peso è un numero, poi vediamo così colà. Quindi che faccio? Continuo ciò che devo fare, continuo a tirare, soffro tra virgolette in silenzio, continuo a fare ciò che mi spetta e spero di raggiungere l'obiettivo. Detto ciò, poi facciamo passare quest'altra settimana a 2 weeks out, in base anche al peso mi metto a tavolino col coach e gli dico decidiamo cosa fare, perché io già andrò a fare una figura del cacchio, nel senso che secondo me non ho possibilità, però almeno se ho una possibilità di giocarmela in più per perdere 2 kg, che tra virgolette non ci vuole tanto, li perdo e amen. Cioè mi chiudo la bocca ancora di più, li perdo e vado a fare sta gara. Non lo so, vediamo. La cosa certa è che al momento so che il countdown adesso cambia, perché non sono più 32-33 giorni, ma sono diventati tipo 3 settimane e 21 giorni alla gara. Quindi sono veramente pochi. Sono carico? Sì. Sono emozionato? Sì. Non so come mi sentirò quando salirò su quel palco, perché è un'emozione unica. L'ho sempre guardato dal basso. Pensare di salirci adesso è qualcosa che non avrei mai immaginato di fare in vita mia. Quindi mi emoziona la cosa, devo essere sincero. Però vediamo, dai. Ora, io la cosa che faccio è dare il massimo, come sempre, per arrivare al top della condizione, una condizione che non ho mai avuto. E sono già al momento ho una condizione migliore di quella che avevo in gara l'anno scorso, senza ombra di dubbio. Ma senza ombra di dubbio posso tirarmi ancora di più, e lo farò. Vediamo come arriviamo. Io sono fiducioso, la fame è tanta, ma anche la fame di mettersi in mossa e di fare bene è tanta. Quindi ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Come sempre, seguitemi su Instagram, Gianluca Morelli Coach. Qui attivate la campanella e seguitemi, e fatemi seguire anche dai vostri amici, perché vi porterò con me in tante gare che faremo in quest'inverno. Sarà veramente un viaggio bellissimo e vi porterò con me in tutti i palchi. Quindi seguitemi e fatemi seguire, sperando di portare gioia a me e a voi che mi seguite. Vi saluto e al prossimo video.
colore.